fu rapita dai mafiosi, con l'arma in mano e i facci brutti, la bella picciotta. Non fu un gesto coraggioso, ho fatto solo quello che mi sentivo di fare, come farebbe oggi una qualsiasi donna. Ho ascoltato il mio cuore, il resto è venuto da sé. Oggi consiglio ai giovani di seguire i loro sentimenti. Non è difficile. Io l'ho fatto in una Sicilia molto diversa. Loro possono farlo guardando semplicemente nei loro cuori. Queste sono le parole di Franca Viola, donna che divenne simbolo della crescita civile dell'Italia nel secondo dopoguerra e dell'emancipazione delle donne italiane. Ci troviamo nell'Italia della metà degli anni 60, in particolare 1965. È l'Italia del boom economico che sta cambiando profondamente il paese, anno di grandi trasformazioni e squilibri sociali, in primis il divario tra nord e sud. L'industrializzazione portò a una crescita delle grandi città del nord, con l'arrivo degli operai che arrivavano dal sud e che andando a lavorare nelle fabbriche producevano aspirapolveri, frigoriferi, lavatrici, auto e televisori. È l'Italia del cambiamento, ma soprattutto vi sono le donne, che vogliono contare di più e lavorare, uscire dal dogma dell'angelo del focolare. All'età di 15 anni, Franca viene promessa a Filippo Melodia, nipote di un noto mafioso locale e membro di una famiglia benestante. Egli nel frattempo viene accusato di furto e appartenenza ad una banda mafiosa, pertanto il padre di Franca, Bernardo Viola, decide di rompere il fidanzamento. Il giovane emigra in Germania, ma non si rassegna e inizia a minacciare tutta la famiglia di Franca. Brucia la casa di campagna del padre, distrugge il suo vigneto e viene perfino minacciato con una pistola. I saggi ci dissero a Franca. 26 dicembre 1965, giorno di Santo Stefano. Filippo si ripresenta a casa di Viola e dopo aver distrutto tutto e aver gravemente malmenato la madre, si porta via Franca e il fratellino Mariano, di 8 anni, che gli si aggrappò alle gambe nel tentativo di proteggerla. Quest'ultimo viene rispedito a casa da Melodia. Franca successivamente fu violentata, malmenata e lasciata a digiuno, tenuta segregata per 8 giorni inizialmente in un casolare al di fuori del paese e poi in una casa della sorella di Melodia, ad Alcamo stessa. Il giorno di Capodanno, il padre della ragazza fu contattato dai parenti di Melodia per la cosiddetta paciata, ovvero per un incontro volto a mettere le famiglie davanti al fatto compiuto e far accettare ai genitori di Franca le nozze dei due giovani. Il padre e la madre di Franca, d'accordo con la polizia, finsero di accettare le nozze riparatrici e addirittura il fatto che Franca dovesse rimanere presso l'abitazione di Filippo. Ma il giorno successivo, 2 gennaio 1966, la polizia intervenne all'alba facendo irruzione nell'abitazione, liberando Franca ed arrestando Melodia e i suoi complici. Secondo la morale del tempo, una ragazza uscita da una simile vicenda avrebbe dovuto necessariamente sposare il suo stupratore, salvando il suo onore e soprattutto quello familiare. In caso contrario, sarebbe potuta rimanere zitella e additata come donna svergognata. All'epoca, la legislazione italiana, in particolare l'articolo 544 del Codice Penale, recitava: per i delitti preveduti dal capo prima e dall'articolo 530, il matrimonio, che l'autore del reato contraga con la persona offesa, è singolo reato, anche riguardo a coloro che sono concorsi nel reato medesimo e, se vi è stata condanna, necessitano l'esecuzione e gli effetti penali. In altre parole, ammetteva la possibilità del singolo reato di violenza carnale, anche ai danni di minorenne, qualora fosse stato eseguito dal cosiddetto matrimonio riparatore, contratto tra l'accusato e la persona offesa. La violenza sessuale era considerata oltraggio alla morale e non reato contro la persona. Franca però rifiuta di sposarsi, dando quindi avvio al processo, che si svolge nel dicembre del 1966. L'attenzione di tutta la stampa locale e nazionale era altissima, sia perché era la prima volta che una donna sceglieva volontariamente di dichiararsi svergognata e sfidare dunque le arcaiche regole di un onore presunto e patriarcale, sia perché intaccò almeno in parte il potere della mafia. Esplicative sono le parole di Franca durante il processo rispetto a questa decisione. Io non sono proprietà di nessuno. Nessuno può costringermi ad amare una persona che non rispetto. L'onore lo perde chi le fa certe cose, non chi le subisce. Filippo Melodia fu condannato il 17 dicembre 1966 a 11 anni di carcere insieme ai suoi complici, ridotti il 10 luglio 1967 al processo di appello di Palermo a 10, con l'aggiunta di 2 di soggiorno obbligato nei pressi di Modena.
Melodia esce dal carcere nel 1976 e fu ucciso da ignoti il 13 aprile 1978 nei dintorni di Modena. Franca si sposò nel 1968 con un giovane compaesano e amico d'infanzia, Giuseppe Ruisi, ragioniere che insistette nel volerla prenderla in moglie, nonostante lei cercasse di distoglierlo dal proposito per timore di rappresaglie. Come la stessa Franca ricordò anni dopo, in una delle rare interviste concesse alla stampa, il futuro marito le avrebbe dichiarato di non temere ritorsioni da parte di Melodia, dichiarando: meglio vivere 10 anni con te che tutta la vita con un'altra. La vicenda di Franca Viola ispirò nel 1970 il film La moglie più bella di Damiano Damiani, in cui la sua figura è rappresentata dal personaggio di Francesca Cimarosa, impersonata da un'allora giovanissima ed esordiente Ornella Muti, mentre il cantautore Otello Profazio le dedicò la canzone La regina senza re. Nonostante il coraggio di Franca, la norma invocata a propria discolpa dall'aggressore dell'articolo 544 del codice penale sarà abrogata con la legge 442, promulgata il 5 agosto 1981 a 16 anni di distanza dal rapimento di Viola, e solamente nel 1996 lo stupro da reato contro la morale sarà riconosciuto in Italia come reato contro la persona. Nel giorno della festa delle donne, il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha premiato nel corso di una cerimonia al Quirinale Franca Viola. Mio padre mi ha sostenuta, grazie a mio marito che mi ha sposata, pur sapendo che era in pericolo di vita. Devo ringraziarla e dare a loro questo premio, mio padre e mio marito. Tutti noi dovremmo ringraziare Franca Viola, la quale attraverso il suo immenso coraggio ha dato uno spiraglio di luce verso la libertà e l'emancipazione femminile. Ad oggi molto si sta muovendo, basti pensare alle tante associazioni in merito, anche se purtroppo le donne vittime di violenza sono aumentate causa pandemia Covid. Infatti in questo periodo i casi si sono triplicati, dando vita ad una manifestazione estrema della violenza di genere, che coincide anche con il femminicidio e di conseguenza con la cancellazione delle donne. Per contrastare questo fenomeno bisognerebbe rivoluzionare la nostra cultura sessista, dove la responsabilità mediatica è molto grande. È devastante vedere il ghiaccio dietro ad ogni sole. Ma la morale che scaturisce dalla storia di Franca Viola, e che è per tutti un grande esempio, è che è possibile cambiare il proprio destino. Quasi sempre siamo noi, con le nostre scelte, a determinare il corso della nostra vita. Si deve lottare sempre per difendere i nostri diritti. Buongiorno.